Siamo in diretta dalla Torre Eiffel di Perugia, al lavoro nell'Alto dei Cieli, col grande Giorgio, ovviamente come nei migliori video, altrettanto Marco. Grazie. Campanile dei frati di Sant'Antonio, 7 campane, anzi 3, 6, 8. 8 campane, 4 a slancio e 4 fisse. Può andare. Senti ai lavori? Tremendamente canterini. Certo, com'era? Ce la rifaccio risentire. Risento. Ritornerò in ginocchio perché. Oh, questa. Va con fatta con le campane. C'era il comando del motore, era fatto con un'altra catena e c'era tutto il gruppo dei micro e le cam messo lì da una parte. E come mai? Perché allora Morellat faceva anche il motore. Vede che? Sì, aspetta, do una pulita per mettere lì, sono sotto però sai qual era il problema? Che quelle, le catene purtroppo, subivano come tutte gli allentamenti e dopo le regolazioni girano a farsi benedire, non erano sul motore, erano per conto loro. Non hai capito, quando la catena si allenta oppure si cominciava a arrugginire e le maglie si inchiodano, le regolazioni si sfalzavano. Certo. Tutti, si sfalzavano. Perché dove, scusa? Torrinvio, il riduttore che la camera diceva, mi stringeva la catena, c'era un altro bussolotto al posto del motore, il motore era nudo e crudo, semplice, senza niente, capito? Era un motore normale, basta, non c'era né coperchio, non c'era niente. E dopo il riduttore stava lì attaccato col coperchio tutto il suo bussolotto, per conto suo. Cioè praticamente c'era un rinvio. Esatto, ma capito? La più complicata configurazione. Più che altro era il discorso delle regolazioni, cioè finché erano 9 magari ci va anche bene, ma dopo quando cominciava col tempo, la catena si allenta, oppure se inchioda dalla ruggine, tutte queste beghe, certo. Ma presto che casino. Quindi da tutte le parti. Questo, come tu muovi leggermente, l'asse del motore si muove subito. Sì. È solidale con le camme, ogni cosa. Certo. Invece c'è i giochi della catena lenta. Si sfalsava, capito, uno con l'altro. Certo. Solo che era un sistema, forse lui aveva pensato, magari dice, so, potrebbe essere più pratico, perché così più il normale motore non sto a fare nessuna modifica come vengono fatte a questa, perché la fai l'asse prolungato, gliela fai tutte queste beghe, no? Cioè, non ne fa niente, ne fa. E questo è il giostro e mi come parlare. Però non è così, che devo tenere a riscendere adesso. Ascolta, colazione io mo l'ho mangiata, l'altra la potevo fare. Sta facendo quando scendendo. Sì, ma sì. L'elicottero ci faceva portare su un bicchiere del caffè con la cordina. Ascolta lui. Io però voglio fare una prova da una cosa, perché devo vedere le. Moto. Certo. Ma anch'io. Lo so che tu la farà riprese. Mo ci mandiamo il adesso, frego. Ormai va giù. E sono qui quattro interruttori sopra. Sopra. Che adesso è in verde. Esatto. Quando diventa rosso. Ma davvero? Scendo qui, se mi manda il campanotto, quindi ci posso starci. Ma senti? A me. Invece lui può l'estate lì sopra, può l'estate. Mi sono scelta apposta. Se fa come la ciuetta, se mi sono. Procediamo al test delle quattro campane a distesa. Concerto Marinelli di 8 campane del 1969 in scala di Sol maggiore. Thank you.
Thank you.
comitato artistico di Perugia, sotto ci ringrazieranno per questi 6 minuti di svago concessi. Vi salutiamo. Invece sul tetto della chiesa abbiamo un campaniletto a vela con queste due piccole campanelle lasciate così, ricordo. La grande fu usata da Giovanni Battista Donati dell'Aquila nel 1740 e la piccina 1807 Bacchettini di Foligno. Allora un saluto dall'alto dell'oasi di Sant'Antonio in Perugia.